Allora, ho comprato questo piccolo convertitore da digitale analogico su Amazon per collegare l'uscita ottica del televisore con l'ingresso audio dell'amplificatore. L'ho connesso ora all'amplificatore, c'è subito stato un bel problema, perché infatti se vado ad alzare il volume, sentite un po'. E non è che non funziona, funzionare funziona. Infatti se collego l'ingresso ottico qui, si sente. Saluto a Barbara Duzzo, ciao Barbara, un abbraccio. Perché sei fatto così? E il problema è che sull'uscita c'è una tensione continua per quello che fa il rumore nelle casse acustiche. Infatti se ci collego il tester, eccolo qua, abbiamo 2,5 volts sull'uscita, sia destra che sinistra. Vediamo l'altra uscita. Idem, pari pari. Quindi è ovvio che c'è qualcosa che non funziona. Ora, prima di starla a rimandare indietro sta cagata, che tanto non me ne può fregare di meno, vediamo se riesco ad isolare questa tensione continua sull'uscita e a farlo funzionare sta cacata. Oh, grande una cacata. Allora, facciamo finta di fare l'unboxing di questa merda che arriva dalla Cina. Questa è merda proprio. Per fargli un complimento, eh. Vediamo, la confezione che si presenta già tutta sbomballata. Una cacata. Anche la confezione. E dentro la confezione ci troviamo il fantastico cavetto ottico. Vediamo se lo avvicino alla luce. La fibra ottica fa il suo dovere. Questo è il cavetto di alimentazione USB. Ha più valore il cavetto di alimentazione che non tutto l'ambaradan. E poi abbiamo il magnifico pezzetto di metallo. Una bella scatolina in metallo. Che riporta con orgoglio Made in China, estremissimo orgoglio. Io ci mettevo anche la bandiera della Cina sopra, guarda. E è tutto qui. Questo qui è un convertitore da digitale ad analogico, 24 bit, 96 kHz, arriva fino a 96 kHz. C'ha l'uscita cuffia che non si sente quasi una mazza per forza di cose, perché se sull'uscita c'è una tensione continua, che cacchio vuoi sentire? Cioè, è impossibile funzioni, no? Allora, apriamolo. Ole, pronti, bestia, ma tanta roba c'è. Pieno zeppo di componenti, bisogna dire veramente. Vediamo sotto. Ecco qui. E qui sotto abbiamo l'immensa qualità di questo convertitore da digitale analogico. Possiamo vedere la frittura proprio delle saldature fritte completamente. neanche la pulizia dello stampato, niente proprio. Lo stampato è sottile come un capello di cinappa. Quindi l'ho collegata all'alimentazione, vedete che è acceso, e connettiamo il tester sull'uscita, un'uscita, per esempio questa, e abbiamo 2,5 volts, anche di più, guarda, 2,6 volts, anche di qua. Voglio vedere l'ingresso, questo qui è l'ingresso digitale normale, no, ecco, vedi che qui invece, per fortuna, non abbiamo nessuna tensione sull'ingresso. Questa roba qui si rompe solo a guardarla. Quindi a quanto pare questo è il convertitore da digitale analogico, che ha le due uscite qui. Queste due uscite sono connesse anche su questi due pin RCA ed entrano anche dentro l'amplificatore per la cuffia. Questo è l'amplificatore per la cuffia. E sull'uscita dell'amplificatore per la cuffia ci ritroviamo sempre questa tensione, nonostante ci siano questi due elettrolitici a bloccare la tensione continua, non la bloccano. Qua non c'è nessuna tensione da questa parte qui, ma dalla parte di qua, ecco qua, andiamo dal lato di là, da questa parte di qua non c'è. Cioè praticamente questa tensione arriva dall'amplificatore per la cuffia, è lui che fa casino. È l'amplificatorino della cuffia che fa casino. Ole, l'ho staccato. Mi sono rimasto lì. Ah. Oh. Quindi in teoria il problema dovrebbe essere risolto da questo punto, togliendo proprio il chip dell'amplificatore della cuffia, non ci dovrebbe essere più nessuna tensione di uscita. E quindi proviamolo, vediamo un po'. Questo è l'ingresso dell'amplificatore qui dell'impianto che ho nel laboratorio. Questa è un'uscita digitale ottica, vedete, dal computer. Da qui sta scorrendo della musica. Quindi, vediamo un po'. Lo collego all'amplificatore. E lo collego all'alimentazione.
Vediamo un pochino se dà dei problemi col volume. No, non li dà. Quindi la tensione continua in uscita è sparita. Però vediamo se funziona, più che altro. Magari non va più una sega nulla. No, no. La musica arriva da qui, da questo cavo a fibre ottiche e il problema era veramente l'amplificatore della cuffia. Evidentemente o è il circuito proprio disegnato a cazzo di cane, oppure proprio l'amplificatore in sé che non funzionava. Mentre questo è il convertitore da digitale ad analogico, vedete, è questo qui. Il circuito è tutto qui e quindi il valore di questo circuito è esattamente quello che si paga, non è che te lo regalano per niente. Allora, ultima prova, l'ho rimontato, ultima prova, vediamo se funziona. Ok. Quindi a questo punto abbiamo l'uscita cuffia che non funziona più, ma tanto figurati chi se ne frega. E quindi io il mio problema l'ho risolto. Però ecco, insomma, questo lasciatelo perdere, perché questo oggetto qui, ovviamente voi in casa non avete modo di poter capire che c'è questo problema. Lo collegate, sentite che esce la musica e ah, funziona. No, non funziona. Non funziona, vi distrugge l'amplificatore, vi distrugge la cuffia. Poi dopo qualche mese, un mese, ma anche meno, vi ritrovate con questo che non funziona più. E l'amplificatore che non funziona più e basta, insomma, ecco, niente. Quindi per ora è tutto da il bunker di MWVlog. Io vi saluto e mi raccomando, come sempre, restate sani.